C'era una volta una grande casa sperduta tra i monti. Era così grande e bella che moltissimi animali l'avevano scelta per abitarci. Al mattino l'ape volava nel giardino interno per succhiare il nettare dai fiori del grande albero. A mezzogiorno l'orso bianco andava a salutare il merlano blu nell'acquario. Alla sera l'uomo, il pinguino imperatore, la tartaruga imbricata e tutti gli altri si raccontavano storie di animali prima di andare a dormire. Tra gli abitanti della casa molti mangiavano frutta, ma uno di loro voleva soltanto mele mature e ben rotonde e soprattutto non sopportava di trovarci dentro dei vermetti. Così, scif, scif, spruzzava qualcosa per farli scappare. Fermati, tossiva l'ape, mi fa star male. Poi si allontanava per prendere un po' d'aria, ma quando tornava ricominciava a tossire sempre di più.